Passare nel segno dell'ospedale a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativo, a tutte le forze dell'ordine, a tutti i volontari che in questi mesi ci hanno accompagnato in questo difficile, con un grazie e un applauso per dirgli davvero che vi sentite. Eccellenza, siamo giunti nel luogo che rappresenta il cuore della vita sociale della nostra città. Vogliamo esprimere tutti insieme la nostra testimonianza cristiana, come abbiamo fatto con la professione di fede. E chiediamo l'intercessione di San Vito, perché Dio benedica il nostro lago, le imbarcazioni che lo navigano e tutta la popolazione. Momento di silenzio. Preghiamo. Grazie a te, o Dio nostro Padre, che nell'acqua tua creatura ci hai aperto il grembo della vita. Grazie a te per l'onda che irriga, il lavacro che purifica, la bevanda che disseta, il fonte della nostra rinascita, Cristo tuo Figlio. Farò, Signore, che ogni uomo e ogni donna possa sempre godere di questo refrigerio, e conservando limpida e casta l'opera della creazione, vede in esse il riverbero della tua bontà e un invito costante alla purezza del corpo e dell'anima. Veglia, o Dio, sulle sorti dell'uomo e dell'universo. Veglia, o Dio, sulle sorti dell'uomo e tieni lontane da queste barche, battelli e scafi ogni avversità e ogni tempesta. Preserva incolumi i passeggeri e marinai, perché possano navigare felicemente e giungere al porto desiderato. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Dei secoli, amen. E prima di invocare la benedizione di Dio su tutti voi, sulla comunità e la città di Omegna, sui paesi circonvicini, su questo lago, su coloro che vi operano, vi lavorano, vi soffrono e sperano,
vorrei che giungesse la benedizione del Vescovo a tutte le comunità. Il tempo che ci sta